Ciao ragazzi, come state? Vediamo cosa c'è nel sacchetto di oggi. Il libro delle filastrocche di Gianni Rodari. Oggi leggeremo La preghiera di un passero che vuole fare il nido sull'albero di Natale. Apritemi, per favore, la finestra del salotto. Sono un povero passerotto che ha freddo fino al cuore. Vi ho visti che piantavate in un angolo del tinello quel meraviglioso alberello dalle foglie incantate. Ogni ramo si curva al peso di un frutto sconosciuto e su ogni ramo ho veduto una stella dal lume acceso. Vi spiavo dal davanzale, piuma a piuma intirizzito, ma adesso l'avete finito l'albero di Natale. Adesso è tutto a posto. Fatemi dunque entrare, il mio nido potrei fare sul ramo più nascosto. Non vi darei tanta noia, sono un passero perbenino e per il vostro bambino pensate domani che gioia. Trovare tra i doni, dietro una mezzaluna di latta, fra la neve dovatta e la rugiada di vetro, trovare un passero vero, con un cuore vero nel petto, che guarda lassù indietro con il vivo occhio nero. Una viva creatura, che vuole essere scaldata, che ha bisogno d'essere amata, che ha freddo, fame, paura. I bambini sono tutti buoni e andremo d'accordo perché chiedo così poco per me di tutti i loro doni. Un cantuccio di torrone per appuntirci il becco, il biscotto più secco, la crosta del panettone. Che tenero frullodale, in cambio vi posso dare, lasciatemi volare sull'albero di Natale. Bene ragazzi, abbiamo finito la filastrocca di oggi, ci vediamo domani, ciao!